La Gori è prontamente intervenuta sulla buca profonda che si è creata ieri a causa delle forti piogge in via Mangioni a Pagani nei pressi di una scuola e che aveva destato la preoccupazione di utenti e residenti. L'assessore alle politiche urbanistiche e alla prevenzione del rischio idrogeologico, Felice Califano, spiega ai nostri microfoni quanto accaduto. L'arteria stradale è interessata dai lavori che porteranno al completamento della rete fognaria in punti fondamentali della città. Nelle giornate, diciamo, di chiusura della scuola sono iniziati lavori per la posa della nuova fognatura ed è capitata una congettura comunque sfavorevole. Lo scavo fresco, così si dice, ha subito delle ingenti piogge che ci sono state tra la notte e la prima mattina e si sono aperte dei fossi e delle voragini, cosa che è stata tuttavia prontamente riparata dalla ditta esecutrice incaricata da Gori, che dalle segnalazioni che mi giungono era sul posto sia alle 8:15 circa, sia è andata a ricaricare di nuovo materiale le altre voragini e le altre buche che si erano aperte verso mezzogiorno e mezzo. Con questo dico che il comune deve essere assolutamente vigile affinché queste cose non accadano, però è anche vero che ogni cantiere che si installa porta inevitabilmente dei piccoli disagi che l'amministrazione comunale comunque ha cercato di minimizzare e ridurre, chiedendo a Gori, ad EIC, che questi lavori venissero fatti nelle festività natalizie, o tantomeno venissero iniziati nelle festività natalizie per ridurre al massimo la sovrapposizione con le attività scolastiche. Ciò è stato fatto, sicuramente non erano lavori che potevano essere programmati in estate per questioni legate ai finanziamenti PNRR che devono essere spesi e in tempo utile, però comunque il comune è stato a parte diligente. Delle volte sembra che si guarda il buco che per l'amor del cielo non deve esserci, però quella strada è stata martoriata negli anni da un'assenza di manutenzione e l'amministrazione comunale ha chiesto in modo fermo a Gori che di realizzare la fognatura, che è un'opera fondamentale specialmente in un'area dove insiste una scuola, una crescente urbanizzazione e sembra che quindi si voglia vedere sempre il pelo nell'uovo, però assolutamente noi le segnalazioni ci fanno piacere.